Una lettera al presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, al capo ufficio gabinetto Ledo Gori, per chiedere di fare il tampone per il coronavirus a tutti i 2100 vigili del fuoco toscani e dotarli di tutti i dispositivi di protezione individuale adeguati per gestire l'emergenza. È quanto inviato dall'Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco della Toscana, dopo i casi di alcuni vigili del fuoco a Lucca e Massa Carrara risultati positivi e con sintomatologia. Gli stessi, si legge in una nota, hanno lavorato fianco a fianco, nella stessa sede, stessi locali, stessi mezzi, con tutti i compagni delle squadre. Insieme a questi casi conclamati, di cui siamo a conoscenza, ma che la nostra amministrazione non ha dato nessun riscontro e informazione, potrebbero esserci asintomatici in tutte le sedi e propagare ulteriormente il virus ovunque verso tutti i contatti che avranno, familiari e scenari di intervento. Inoltre, spiega l'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, il sistema è ormai allo stremo, stanno finendo i dispositivi necessari a operare, le mascherine, gli occhiali, i guanti monouso e anche le tute tipo 4. L'USB chiede dunque al presidente Rossi di farsi carico in via preventiva dei circa 2100 vigili del fuoco toscani, sottoponendoli a screening e tamponi al pari del personale sanitario.